Quindi adesso in pratica il robot sta copiando i movimenti della persona, addirittura appunto aprire e chiudere la mano, e questo può essere, potete intuire come può essere usato o in ambienti pericolosi. Questo è un robot che abbiamo costruito per poter andare in outdoor, per esempio nel deserto. Ha partecipato a una gara 2 anni fa negli Emirati Arabi in cui l'obiettivo era chiudere un pozzo petrolifero in una situazione di emergenza. E adesso invece lo stiamo appunto pensando per interfacciarlo al corpo umano. Quindi non è telecomandato, o meglio è telecomandato ma usando i segnali del corpo. Quindi il movimento del braccio e poi l'attivazione dei muscoli per muovere la mano. Faccio, scusate, passo avanti a qualcuno, prendo una bottiglietta d'acqua per qui. Quindi quello che possiamo fare è avere una persona che magari ha una disabilità motoria. Una persona che ha una disabilità motoria può comunque controllare il robot, a parte che ogni tanto perde il segnale. Eccolo. Arriviamo fino all'esoscheletro delle proprie. L'obiettivo è quello. Abbiamo dei progetti di ricerca, in particolare uno con l'Università di Harvard per un esoscheletro soft insieme al. Insieme con l'Università di Harvard, dove l'obiettivo è proprio sensorizzare un esoscheletro per poter comandarlo in maniera naturale. Gli esoscheletri moderni sono in grado di, cioè gli esoscheletri attuali che si trovano sul mercato sono in grado di muoversi in maniera sempre uguale e non di adattarsi al movimento della singola persona. Invece appunto il nostro obiettivo è quello di riuscire a comandare gli esoscheletri in tempo reale. E tutte queste ricerche, diciamo anche questa demo che al momento non ha un'applicazione pratica, se volete, per una persona disabile, ma ci servono per capire i funzionamenti del corpo umano e capire le tecniche di intelligenza artificiale che sono più promettenti per poter rendere disponibili a tutti queste tecnologie.